L'indagine Excelsior sulle previsioni di assunzione sugli effetti della pandemia da Covid-19 svolte tra l'1 e il 15 settembre 2020 dalle Camere di Commercio per le imprese con oltre 40 addetti e da Infocamere evidenzia come nel quarto trimestre le aziende delle province di Como e di Lecco hanno previsto di effettuare complessivamente 10.750 nuovi ingressi, di cui 7.150 per Como e 3.600 per Lecco. Nel trimestre precedente i nuovi posti di lavoro segnalati nell'area lariana erano 6.980, rispettivamente 4.570 e 2.410. In crescita anche la quota di imprese che cercano un nuovo personale, dall'11% del terzo trimestre 2020 al 18,4% per le aziende comasche. Dati che, confrontati con quelli del quarto trimestre del 2019, evidenziano come le assunzioni previste dalle aziende lariane erano state quasi 3.500 in più. Il calo registrato negli ultimi tre mesi del 2020 è pari a 2.380 unità a Como. Nel mese di ottobre, sulle 4.030 assunzioni programmate dalle imprese lariane, la quota con contratto a tempo indeterminato risulta quasi doppia rispetto al dato di luglio, pari al 30,8% contro il 15,6%, ed è superiore sia alla media regionale che a quella nazionale, rispettivamente il 30% e il 29,3%. Como sale dal 14 al 30%, i contratti di apprendistato rappresenteranno il 9,2% delle assunzioni lariane, scende dal 66,7% al 55,8% la quota di nuovo personale che le imprese hanno previsto di assumere con contratto a tempo determinato. La quota di Como, pur in calo del 73% al 56%, rimane più elevata di Lecco, che passa dal 54% al 55%. A Como la maggioranza dei nuovi ingressi a tempo indeterminato previsti a ottobre si concentra nel manifatturiero. Viceversa, il terziario vede una netta prevalenza di contratti a tempo determinato, sia nel commercio che nei servizi alle persone, il 67%, nei servizi alle imprese il 55%, nel turismo il 42%. Questa è anche la modalità prevalente delle assunzioni nelle costruzioni, pari al 65%. A tal proposito, il presidente della Camera di Commercio Como Lecco, Marco Galimberti, interviene e sottolinea: è doveroso premettere che questa indagine è stata svolta nel corso dello scorso mese di settembre, che l'evoluzione rapida dell'emergenza sanitaria degli ultimi giorni può avere in parte deteriorato le aspettative delle imprese intervistate. Certo, sono numeri ancora bassi rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, ma denotano la volontà di continuare ad essere protagonisti e di non lasciarsi travolgere dagli eventi. Non solo, l'indagine rileva l'intenzione di creare posti di lavoro più stabili. Il dato è desumibile dal peso raddoppiato dei contratti a tempo indeterminato.